c'era il taverna che bruciavano tutto su, sia come terreni e come abitazioni. Tutti pagavano l'affitto al taverna e c'è ancora il palazzo lì del taverna. Adesso non so chi c'è dentro perché la discendenza è andata a finire. Quando andavo all'asilo c'era l'addetto all'interno del palazzo lì che portava il taverna alla stazione col biroccio, cioè un biroccio, una carrozza di quelle lì da trasportare le persone con sotto il mulo. E lo portavo alla stazione a Bulciago. Con la contessa andavo molto d'accordo, difatti mi aveva dato i terreni, il terreno lì dove c'è il piazzale del mercato era della contessa, mi ha lasciato sbancare e me l'ha dato tutto lei, me l'ha dato tutto. Anche qui dove ho fatto la Madonnina era della contessa. Sì, aveva un carattere aristocratico, però non molto. Più il conte era una figura più, un po' più aristocratica, però anche lui era alla mano. Infatti quando andavo su dopo dovevo fare la partita a biliardo insieme. No, ma era brava gente. Quando poteva dare una mano la dava. Io ho un bel ricordo della contessa, una persona Ho fatto il tempo a stupenda. conoscerla anch'io, la Lei era contessa. di Bulciago, andava a Milano, ma le piaceva Bulciago, questa sì. E mi ricordo quando ho compiuto 90 anni che ha fatto una gran festa, ha invitato tutto il paese, veramente. Quello ce lo ricordiamo. E me la ricordo una persona semplicissima, con scarpe basse da ginnastica, gonnellina, calzine bianche, e girava per il paese. So che quando l'ho Sì. incrociata un paio di volte l'ho fermata, perché gli ho detto, con un bel parco così, Gudino potrebbe aprire anche per noi, che ci sono delle bellissime. Ma sì, venite, venite. Dopo, infatti, hanno preso degli accordi con la scuola. E allora hanno incominciato a aprire alla domenica e si poteva entrare per almeno visitare, perché noi lo vedevamo sempre dal fuori. Allora, la contessa, io diciamo personalmente l'ho conosciuta, me la vedo come una persona, cioè lei si vestiva sempre di chiaro, no? Una persona molto fine, molto magrina, un po' alla regina Elisabetta, diciamo così. Diciamo che ho sempre conosciuto lei, mentre i miei genitori mi parlavano del conte, che era una persona che organizzava molto spesso delle feste all'interno della Villa Taverna. E addirittura mi dicevano i miei che vedevano. Ai tempi c'era ancora il cavallo con la carrozza col cavallo che portava dentro gli invitati a queste feste, quindi si vedeva dall'esterno gente che si divertiva, i lampadari antichi che venivano accesi, i cancelli che si aprivano, la catena che si apriva per far passare queste carrozze. Sì, la villa è uno dei simboli di Bulciago.